Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questi flaconcini della Professional Free, un'azienda che vende su Amazon. Vi lascio il link in descrizione del prodotto perché è davvero interessante. Sono dei flaconcini prima di tutto ad uso alimentare, quindi ideali per metterci all'interno dei liquidi alimentari come in questo caso l'olio, l'aceto e anche se volete potete metterci dentro come nel mio caso il sale, il pepe. Potete usarli anche ovviamente per mettere i liquidi delle sigarette, quindi il liquido che poi va nella sigaretta elettronica, come anche per farvi i vostri profumi. Insomma, sono pensati per questo uso. Io l'ho comprati di 30 mm ciascuno. Adesso ve li faccio vedere da vicino e l'ho comprato essenzialmente perché mi serviva qualcosa che non fosse troppo grande ma neanche troppo piccolo, cioè che contenesse giusto 30 mm perché è quello che mi serve portarmeli durante le mie uscite di trekking e inserirci all'interno i liquidi come l'olio, come queste cose, ma anche come il sapone. E sono quindi poco ingombranti, leggeri e hanno una chiusura veramente efficace e ermetica. Vi faccio vedere il perché. Praticamente quando voi andate ad aprire, se siete un bambino non riuscite ad aprirlo perché c'è questa speciale chiusura, dovete premere verso il basso, fare pressione e si aprirà. Una volta che è aperto girate, vi faccio vedere bene il beccuccio. E in questo caso ho tolto il tappino contagocce per facilitare l'uscita del sale, ma se no c'è anche la presenza del tappino contagocce. Adesso io chiudo bene, quindi come vedete non esce sale, non esce niente. Andiamo ad aprire questo qua che è l'aceto, stesso procedimento, vado a svitare. Come vedete in questo caso è presente il contagocce. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Quindi vi permette veramente di dosare per bene. Vado a chiudere. E una volta chiuso è bloccato, non esce più niente, come vedete. È sicuro, totalmente sicuro. Quindi positivo per questo, positivo per il fatto che sono poco ingombranti. E poi adesso vi faccio vedere anche la confezione in cui arrivano. Sono presenti, qualora voi voleste attaccarle, anche le etichette. Etichette da mettere qua, sono 10 etichette giustamente. È presente anche il misurino per effettuare i vostri dosaggi qualora appunto voleste fare profumi o aromi di sigarette elettroniche, quindi le vostre miscele. Questi qua sono gli altri tre che ancora non sono andato ad utilizzare. Me li tiro fuori. Come vedete sono di una plastica non durissima, ma quindi c'è un po' di gioco per spremerla, quindi anche per fare pressione mentre si versa. C'è un piccolo imbuto veramente carino che si mette quindi in corrispondenza del buco, come avete visto questo del sale, tolto quel tappino contagocce si infila e poi si può mettere il liquido, quello che volete. Questo qua è appunto il tappino che contagocce che sono andato a rimuovere, per dire, da questo flaconcino del sale. È un prodotto veramente interessante, quindi per chi appunto ha intenzione di fare gli usi che vi dicevo prima, sigarette elettroniche, miscele, portarseli anche magari per il campeggio eccetera, è sicuramente qualcosa di eccezionale. Io poi le etichette non sono andato ad attaccarle qua per il fatto che magari poi lavandoli l'etichetta si scolorisce e quindi ho preferito andare a scriverci con un impermeabile. Però vedete, sono veramente utili. Qua ci ho messo il rosmarino, qua l'olio e qua lo zucchero. Link in descrizione, vi lascio magari anche gli altri flaconcini sempre della stessa azienda, però di diverse capacità, perché non ci sono solo quelli da 30 mm, ma se non sbaglio ci sono anche quelli un po' più piccoli, ma anche quelli un po' più grandi. Come dimensioni, giusto per completezza, siamo a
30 mm per 80 mm, giusto per farvi vedere che sono andato a misurarli. Eccoci qua. Abbiamo, come vi dicevo, 8 cm. E poi vabbè, il diametro qua è di 3. Comunque niente, questo è quanto. Se avete domande non esitate a pormene. Spero che la video recensione vi sia stata utile. Alla prossima review.